Signore e signori, benvenuti al nostro TG della sera. Volevo informarvi che la criminalità organizzata è in ottima salute, è in continua crescita e che i suoi settori preferiti continuano ad essere il cemento e i rifiuti pericolosi, l'agroalimentare, in una parola le comafie. Oggi, spinta da un profondo sentimento di generosità, ha deciso di lasciare alle nuove generazioni un ingente patrimonio su cui fondare il futuro. Ecco dunque a voi le immagini dall'isola di Cementopoli, il nostro inviato Gabriele Mercurio. Grazie per la linea. Oggi parliamo della cementificazione. Il business del cemento è un fenomeno che devasta i luoghi più belli del paese. I lavori spesso rimangono incompiuti, cattedrali nel deserto, scheletri, villette e alberghi sulla spiaggia o in mezzo ai letti dei fiumi, in aree a rischio idrogeologico o sulle colline a deturpare il paesaggio. Il tutto si lega a doppio filo alle cave fuorilegge, al movimento terra e al calcestruzzo e alle imprese dei clan. Perché il ciclo illegale del cemento non è solo costruire dove non si può, ma è anche a parchi truccati, opere dai costi esorbitanti per alimentare giri di mazzette, corruzione e speculazione immobiliare con le carte truccate. La mafia sta bene, possiamo stare tranquilli. La linea ora va allo studio da Salvo. Scusate, siamo in linea. Ok, scelgo la linea il nostro inviato Antonio. 4,3 miliardi di euro, una cifra enorme, tolta all'economia sana ed investita in reati agroalimentari. L'agromafia si occupa dell'intera filiera alimentare, dal coltivatore al consumatore. Pensate, da quello che coltiviamo nei terreni inquinati, al trasporto degli stessi, alla messa in commercio dei prodotti, fino all'arrivo di essi sulle nostre tavole. In poche parole, i boss ci impongono il menù di ogni giorno. Ma non ne la accattaste su minestrone! No, Zutano, per campo! Immagini che l'aria sapore chiave! Per combattere le cose basterebbe stare attenti, informarsi e fare la propria parte. Non laviamoci le mani. Da Belcampo è tutto, a te la linea Salvo. La linea adesso va alla nostra inviata Giulia. Dietro una busta per la spesa si può nascondere la criminalità organizzata. Lo sapevi? Sacchetti non biodegradabili e illegali che siamo costretti a comprare dalla malavita. Pensiamoci. Ma come vivere queste cose? Gli spatti mi gustaro. Il male non è più quello di una volta, è colpa nostra, uomini senza umanità. Adesso la linea va, scusate, sono un po' raffreddato. Adesso la linea va a Sara e a Christian. Esiste una stretta correlazione tra salute e rifiuti. Un legame sinistro tra smaltimento criminale di rifiuti industriali e urbani e tasso di mortalità per tutte le cause. Danni incalcolabili provocati da camorra e politica all'ambiente e alla salute dei cittadini. È una battaglia di civiltà che va combattuta con la divulgazione delle verità scientifiche che non piacciono a chi le nasconde sotto i tappeti, come hanno fatto con i rifiuti in Campania. Dati inquietanti emergono dallo studio commissionato all'Istituto Superiore della Sanità, che ha analizzato gli effetti sanitari della gestione di rifiuti in Campania. Confermata la presenza di rischi elevati di mortalità a causa di tumori nelle province di Napoli e Caserta. Comuni devastati dagli scarichi di rifiuti tossici da parte di organizzazioni criminali. Il tumore del polmone tra le prime cause di morte. Figlio mio, ti stiamo consegnando tutto questo.
Le mafie oggi sono sempre più avide di denaro sporco. In Italia lo scorso anno sono stati trafficati illegalmente 1,2 miliardi di tonnellate di rifiuti pericolosi speciali. Sono state costruite 17.000 case abusive, veri ecomostri, con cemento scadente e zone a rischio. Un giro di affari di 16,6 miliardi di euro, dal rapporto Legalmente del 2019. La Salicornia rappresenta le idee di Giovanni Falcone che continuano a vivere. Come semi, rigermogliano e si riproducono. Raffigurata nel nostro murale di Piazza Morvillo è una pianta officinale. Ha tante proprietà benefiche e viene raccolta in maggio, il mese in cui Giovanni Falcone, il 23 maggio 1992, venne ucciso insieme alla moglie Francesca Morvillo e alla sua scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. La strage di Capaci. Li avete uccisi, ma non vi siete accorti che sono semi di speranza. Sono nato di maggio e di cuore, ne ho da buttare, con la voce di chi non ha pace, di chi vuol cambiare. Anche questo mio modo di dire, di fare parole, mi ritrovo con te su una spiaggia, faremo l'amore.